Ina stelle e strisce continua la sua marcia inarrestabile. Terza vittoria consecutiva a San Francisco nella prima gara che ha visto i neopresidenti americani sulle tribune del San Francisco. Il tecnico Cavallaro nel classico 3-5-2 in attacco si affida a De Martino e Dammacco. Prima della gara il neopresidente Giancarlo Natale, il vice Raffaele Scalzi e l'amministratore Nunzio Grasso hanno fatto il giro del campo per ringraziare i tanti spettatori presenti oggi sugli spalti. Dopo un inizio in sordina, è la Nocerina a prendere le redini del gioco. Al minuto 14 sul calcio d'angolo, Saporito sfiora il palo. Il Sorrento prova anche a reagire senza concretizzare, al contrario i Morossi passano in vantaggio al minuto 40. Mancino dribbla un difensore e scavalca Volzone trovando la corrente Dammacco che gonfia la rete. Ecco il replay montato dal nostro Peppe Davino. Nei secondi 45 minuti i Molossi partono forte, dopo 2 minuti trovano il raddoppio sul calcio d'angolo, grazie alla rete di Nicolò Donida. Rivediamo il replay del raddoppio sotto la curva sud. Dopo 10 minuti la Nocerina cala il tris, Mancino conquista calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Dammacco che non sbaglia. Per l'attaccante pugliese si tratta del suo nono gol in campionato. Il terzo gol taglia definitivamente le gambe al Sorrento che ci prova solamente con un calcio di punizione al 65esimo, ma nulla di fatto. Non ci sono altre azioni da segnalare, dopo 3 minuti termina quindi la gara. La Nocerina batte 3-0 il Sorrento e si avvicina adesso ad una zona playoff che sino a qualche settimana fa sembrava quasi una utopia. Settimana prossima i Molossi saranno di scena contro il Nardò in trasferta.